Grazie per tutto quello che fate. È un coro unanime quello delle forze dell'ordine di Lanciano, dispiegate con auto di carabinieri, polizia, guardia di finanza, polizia municipale, polizia penitenziaria, vigili del fuoco e ancora mezzi, ambulanze dei gruppi di protezione civile e volontariato per dire un grande grazie agli operatori sanitari del Renzetti. Dapprima hanno suonato le sirene dei mezzi, poi tutti hanno intonato l'inno di Mameli. Infine, un simbolico omaggio di orchidee bianche è stato consegnato dal vicequestore Lucia D'Agostino alla referente degli infermieri dell'ospedale sulle scale d'accesso al padiglione centrale. Momenti di commozione e applausi hanno accompagnato le parole dei brevi interventi del sindaco Mario Pupillo e di Antonio Caporrella, dirigente del pronto soccorso. Questa manifestazione mi rincuora molto, ha detto Caporrella. Stiamo ancora a casa e ce la faremo, ha aggiunto il primario. Il direttore dell'emergenza urgenza della ASL provinciale di Chieti ha poi espresso parole di apprezzamento per il servizio svolto dal pre-triage al pronto soccorso. Le tende del pre-triage, dice Caporrella, sono riuscite a preservare il nostro lavoro. Finora abbiamo avuto un centinaio di accessi. In questo momento siamo qui, ma stiamo lavorando all'interno. Abbiamo sempre il problema di intercettare la patologia del coronavirus e quindi siamo sempre un po' tesi per fare tutti i percorsi in estrema sicurezza. Quanta gente è passata attraverso il pre-triage? Il pre-triage su un centinaio di persone. Il pre-triage è stata una cosa importante perché permette già una valutazione senza che ci possa essere un inquinamento all'interno dell'ospedale. In questo periodo di emergenza il Renzetti ha avuto oltre 30 casi di contagi tra medici, infermieri e degenti. Sono stati sanificati 3 reparti, medicina e UTIC ancora chiusi e ortopedia che ha riaperto lunedì. I pazienti positivi e poi deceduti sono stati 3. Intanto in città aumentano i casi positivi, saliti a 30, con 80 persone in quarantena domiciliare.